Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog. Partenza dalla macchina perché siamo super in ritardo ragazzi, perché oggi è una giornata esplosiva. Andiamo a fare un bellissimo tour delle isole che non mi ricordo più quali. Partiamo da Palau e niente, quindi cercherò di mostrarvi il più possibile. Quando faremo le soste vi mostrerò le spiagge, tutto quanto, sarà molto molto fico. Quindi, prima di iniziare, ovviamente tasto like, commento, iscrivetevi al canale, bando alle ciance, iniziamo con il video. Ragazzi, come sapete sono entrata a far parte della famiglia Prozis, qua vedete i due miei prodotti preferiti, creatina e carnitina, già lo sapete. Inoltre questa settimana fino al 5 agosto sono disponibili ulteriori sconti, quindi con il mio codice sconto SERENA10 riceverete un omaggio che scegliete liberamente voi, più un mix di frutta secca in questi giorni, e inoltre con il codice sconto Crazy Cats avrete sconti fino al 60%, dipende da cosa acquistate. Quindi ragazzi, ovviamente troverete il link sotto il video in descrizione, mi raccomando, codice sconto SERENA10. Tra l'altro raga, siamo a Palau, abbiamo fatto 3 giorni a San Teodoro e adesso per 4 giorni siamo a Porto Pollo, località che ci è stata consigliata. È diverso dalla parte un po' più est dove siamo stati, però dovrebbe essere molto carino, specialmente vedere le isole, quindi la Maddalena, Spargi, Budelli e basta, vedremo poi. Quindi niente, ci vediamo a bordo. Siamo in ritardissimo, speriamo che non partano senza di noi. Mamma mia, stanotte Luce è stato malissimo, alla pancia, non si capisce perché. Voleva andare in ospedale. L'ospedale più vicino era a Olbia o alla Maddalena. Adesso sta chiamando la signora per dirle che... Non so, per parcheggio in qualche modo, ma stiamo arrivando. Cosa ha detto? Ok. Ah! Ma dai, ma si mette con i capelli sciolti, ma ti pare? Vabbè raga, niente, la cosa importante è che ce la stiamo facendo. Uomo di mare? No. Okay, flash. Iran, you know Iran? Yes. Iran, yeah. Before there was the Shah, Reza Pahlavi was like an emperor. He married a beautiful princess. Brown, beautiful. Blonde, not blonde, green eyes, beautiful, but not lucky woman. She couldn't have children, and he made something not nice for a woman. He sent her in Europe, in Paris, with a lot of money, and married another woman, Paradip, another princess, that gave him 2 kids, but then 78, 79, Khomeini, revolution, and Iran, back in the Middle Age. Soraya was in Europe, beautiful, rich. They tried to catch her in the movie business, but she was not an actress, she didn't care. But she was on the first page of magazine every time, or every week. Where is Soraya? What is she doing? Who is the partner? And in summer, she was always in the house. Ragazzi, siamo appena, come si dice quando scendi da, sbarcati a Soraya, la spiaggia della principessa. È splendida, raga. Cioè, non ci sono parole per descrivere questa bellezza. E adesso la esploriamo un pochettino. C'è una duna super pazzesca e adesso vi mostro. Ragazzi, e
non è standardizzato, dipende giorno. Siamo liberi di giorno. Scegliere dove fermarci. Per esempio, a noi non piace la confusione che c'è qui. Esatto. Andiamo a cercare. Cioè, raga, ma di cosa stiamo parlando? Ok, yeah, they follow us. Now we stop here. This is the last time. First? Ok. Lux, yeah, una bella, un bel primo piano. Noi ogni giorno cambia la vita di una vlogger, cioè. Sempre con la telecamera in mano. Non riesco proprio a capire cosa conviene, di alzare la mattina. Che si fa? Raga, shock, il nostro capitano sa cos'è il calisthenics. Grazie. Che di solito ogni volta che lo diciamo, ma cos'è, cosa non è, invece ci sentiamo a casa, intanto qua la pasta è buonissima. Con tonno della Sardegna, giusto? Sì. Tonno, capperi, sì, olive, e olive della Puglia, però bisogna specificare. Saluti di me, c'è tutta la sorella di Michel Hunzinger. Ma è anche una bialetta, bialetti tra i... Caffè italiano! Ok, so now. E vabbè, è andata così, fratellino. Dove è turchese la sabbia, perché la sabbia di granito ha molti cristalli che riflettono la luce dal fondo del mare. Prendeva le mucche, le legava vicino a un gozzo che aveva e le rimorchiava letteralmente nell'acqua fino a 30 minuti laggiù. Ah sì? Perché d'estate qui mancava, diciamo, scarseggiava il foraggio e 10 giorni, 15 giorni le mucche lì sono. Oddio! Salotto. Siamo filmati di Rai 3, Wow! Uno dei più conosciuti proprietari di queste case è il nostro Roberto Benigni. Ah, davvero? È la casa di Dio, sì, quella è sua. È bellissimo. Qua dei colori molto più azzurrini, non lo so. E sapete perché è così azzurro? Perché la sabbia contiene dei cristalli particolari tramite i quali poi il riflette la luce del sole. E non è dappertutto così, effettivamente. Infatti questo mare particolarmente azzurro è tipico di qui. O delle Bahamas o delle Maldive, praticamente. Quindi veramente, veramente pazzesco. E niente, la pausa pranzo è stata molto divertente, abbiamo conosciuto veramente persone squisite. Ora ci fermiamo, che male al braccio, mi puoi tenere un po' tu. E niente, è stato molto piacevole, abbiamo mangiato bene, è stato il primo vero sgarro della settimana alla fine, quindi ci sta, sono umana, oh oh, chi l'avrebbe mai detto? E niente, adesso vi faccio vedere un po' e poi ci riposiamo un attimo a prendere un po'. L'unica cosa è che è un po' più affollata perché penso ci sia l'ingresso non solo dalle barche ma
anche dall'entroterra. Qua tra l'altro ci sono diverse case. Una casetta qua anche non sarebbe male. Sì. Dove sto parlando con te, lo sai? Un po' di modo. Ok ragazzi, era Cala Santa Maria, bellissima, quindi se venite e vi capita di poter fare un giro, veramente ve la consiglio tantissimo perché, boh, stupenda, stupenda, stupenda. E adesso siamo pronti per ripartire, non so dove andiamo, penso ci sarà ancora una sosta perché poi alle 17 andremo al porto e sono le 15:20. Connari, che dice il capitano, che è bellissimo, quindi scendiamo. Sono a 4 metri. Ah, sì, sembra. Sì, sembra. La bomba. Poi da dove torno? Mi chiedo di andare fino a dietro. Chissà come che fatica. Personal trainer qua, già che batte la fiacca. E uomo. 2, 3. Mia moglie è qua. Signori, eccoci a Cala Connari. Best place, abbiamo deciso che è il migliore, vero? Tra tutto ciò che abbiamo visto oggi e tutta la settimana, direi. Cioè, per me è il migliore, tu che dici? Ogni volta è schifato Lucian nei video. È bello. Cioè, sì, io non mi lamento, l'acqua deve essere così tutta la terra. Poi vedi che bello veramente. Gita, cioè tutto ne è valso la pena, direi. I soldi ben spesissimi. Speso Luci. Non è vero. Scherzo. Comunque, se volete, raga, bellissima piscina naturale. Facciamo poi, faccio un video su quanto abbiamo speso in una settimana in Sardegna, così magari vi fate un'idea se volete organizzarvi le vostre vacanze. Asterisco costoso. Non è vero, cioè, non so, dobbiamo fare i calcoli. No, c'è per tutte le tasche, dai. Sì. Se prenotate soprattutto un mese prima, non lo so più. La gita è finita, siamo tornati a Palau Beach, sono le 17 e 12 minuti. E niente, andiamo in palestra alla fine, non si sa. Adesso andiamo a casa, decidiamo. Mi sono bruciata al sedere. Siamo cotti. Siamo tutti bruciati. Cotti e mangiati. E niente, andiamo a vedere se c'è ancora la nostra macchina parcheggiata in un posto dove non dovevamo parcheggiarla. Chi può dirlo? Però veramente mi sento davvero tantissimo di consigliarvi loro, se vi capiterà di essere in queste zone e vorrete vedere codice sconto arcipelago della Maddalena, cioè non si ferma la Maddalena, però tutto l'arcipelago con tutte le isole, quello che avete visto insomma in questo video, troverete ovviamente anche i loro contatti sotto il video nel link in descrizione. E niente ragazzi, se il video vi è piaciuto tasto like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video.